il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Il sole è già alto in questa mattina del 1992. I sorveglianti sono pronti a dare inizio a questa nuova giornata carichi di grinta e di energia. Signori, signor Teoli, ho dormito dentro l'armadio. Signor Bavalà. Dopo i consueti preparativi, arriva il tanto temuto momento dell'ispezione. Signori, ispezione, immediatamente. Posizioni. Le scarpe sotto i letti, mettetele a posto. Ancora le calze? Lei, ancora le ciabattine, pirip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 
Adesso facciamo in questo modo. Ogni minuto sprecato nel nulla, io lo tolgo a voi con la colazione. No, non è giusto, perché per fare colazione ci vuole... Guardi, meno io spero che sia una cosa intelligente quella che mi sta dicendo, perché no. Non è... Sappi perché cos'è? Se una persona ci mette di più a fare la divisa, non significa che poi significa che lo deve arrivare alla colazione. Noi non possiamo aspettare i suoi comodi. E voi metteteci un altro pochettino di tempo. Torni indietro. Ci do un altro pochettino di tempo. Le sto dicendo. Io dico una cosa, lei ascolta. E punto. Ha presente cosa vuol dire punto? E la deve? Sì, ma quando... No, una le cosa, ho detto di parlare. Quando una cosa non ti sta bene, tu la devi dire, non è che ti devi sottomettere. E allora vada a casa. Si trova un compromesso. Signorina Scarano. Scarano, stai zitta! Io parlo quando voglio. Quando una cosa non mi sta bene, io la dico. Sono sempre stata così, non è che vengo qua e cambio. La sua cravatta non è a posto. E che c'è per me? Non è a posto. Tanto bella. Allora, sa quando si parla? Quando le cose le facciamo per bene. Anche quando una cosa non ci sta bene. No, signorina, perché non ci sta bene secondo la sua testa. Perché è troppo comodo fare come fa lei. No, no, sto parlando io! Cos'è che non capisce? Niente. Si vede! No, io capisco tutto, cioè non intendevo. Basta! Glielo vuole dire lei? Anzi, glielo dica lei. No, ma basta rispondere, tanto non cambia niente. Io ho finito, se più che continuo. Sì, me lo stavo aspettando te. Quindi ora basta. Ho finito. Scendiamo e ti sei zitta. Ok. Zitta no. E invece sì. Allora, forza. Io direi che è ora di mettersi in fila. Andiamo. Ma che nella faccia. Wow. Nonostante la lentezza di Giulia, i ragazzi hanno il tempo per godersi la colazione.